è una formula, ora non so, ovviamente è un po' piccola, quindi non so se la vedete bene, che è l'equazione di Frank Drake, che è un astronomo che insomma ha studiato sui radiotelescopi alla National Radio Astronomy Observatory di Green Park in Virginia, e ha tirato fuori questa formula, diciamo, che è l'equazione di Drake, famosissima tra l'altro che ha studiato fisica e astrofisica, ogni tanto qualche professore di mentalità aperta la fa vedere. Ovviamente qui ci sono tanti parametri che non vado ovviamente a dire per non appesantire la conversazione, perché voglio far parlare ovviamente i nostri ospiti, però per farvi capire che si può calcolare la presenza di civiltà extraterrestri anche attraverso una formula matematica. Questo sì, mi permetti, pochi giorni fa questa formula è stata ritoccata, sì, perché secondo i più recenti studi in realtà il numero, cioè la formula andava ritoccata, perché il numero che veniva fuori dalla formula di Drake era troppo basso. Consideriamo che la missione della sonda Kepler, che è stata lanciata nello spazio proprio per cercare pianeti simili alla Terra che siano nella nostra galassia, ha fatto dare alla NASA una stima come minimo di 2 miliardi di Terre solo nella nostra galassia. Quindi di cosa allora, stiamo la domanda parlando? È un po' quella che avevo fatto all'inizio, no? Tra 100 miliardi di stelle, 2 trilioni di galassie, ora dire che siamo l'unici esseri viventi e soprattutto esseri viventi intelligenti, poi vediamo, forse un essere vivente intelligente non farebbe le guerre, però al di là di questo mi sembra un po' irrisorio, e questo ovviamente è un dato di fatto, insomma, essere soli in questa diciamo che oggi, scusami, il problema verte... Difficile. Il fatto che ci sia vita nell'universo ormai anche il più cretino lo accetta. Il problema su cui si polemizza tutt'oggi è se questi esseri siano o meno qui sulla Terra. Questo è il problema.